Popolo di YouTube, io sono Mustang Interista. Che bello, è ricominciata la serie A. E abbiamo fatto mega schifo! Abbiamo fatto mega schifo! Ma come si fa? Un secondo tempo ha giocato così. Prendi gol, uno reagisce quando prende gol. Non sta là in bambola, non sta là in bambola. Niente, niente, zero, zero. Zero, e chi in panchina non trasmette niente, non trasmette niente. Che schifo di secondo tempo. Primo tempo anche giocato bene, ma questo non può essere un secondo tempo all'altezza. E non puoi inventare la scusa del calo fisico, perché non abbiamo giocato in questo periodo. Non abbiamo giocato, non abbiamo giocato. Abbiamo giocato due partite con Ludogorets schifose, perché sono partite di merda, noiose, vittorie che non ti fanno neanche gioire più di tanto. C'è una squadra, sembrava col piattone sulle gambe. Ma da scintilla dobbiamo diventare dinamite. Dinamite cosa? Cosa da scintilla se siamo diventati una scoresa? No, no, dinamite! Vaffanculo, va, anche te. Ma anche che dichiarazioni fai? Ma, cioè, ma io veramente, cioè... Veramente, cioè, a me sembra che siamo peggiorati. Cioè, abbiamo fatto degli acquisti belli. Cioè, e dopo arriviamo a Eriksen, che non gioca, entra, fuori ruolo, poi cambi modulo a cazzo. Quando la partita è finita, non puoi recuperare. Cioè, ma dai, cioè. Detto questo, io so benissimo che la Juve è più forte di noi. Lo so benissimo. A me disturba come giochiamo noi. Perché ci sta a perdere allo Juventus Stadium. Ci sta. È lo stadio più difficile da espugnare d'Italia. È lo stadio dei campioni d'Italia da 8 anni. Ci sta che non vinci. Ci sta. Però non puoi neanche non reagire così al gol. Cioè, perché... Fino a là, ok, poi prendi gol, basta, spariti. L'allenatore in panchina, che è un motivatore eccezionale, stavolta anche qua ha fatto cilecca. Ma va, dai, cioè, veramente. Cioè, ho un nervoso, non riesco neanche a calmarmi perché c'ho un nervoso atroce, adesso smonto tutto perché io non ne posso più di questo allenatore. Non ne posso più. Un allenatore così non lo posso più, cioè... Ma cosa fa? Cioè, non ce la faccio. Cioè, non riesco neanche a dare un uomo partita, perché guardate anche Ashley Young, ma per me era stato il migliore oggi, però... anche lui è riuscito a rovinare la prestazione, facendosi saltare ben 2 volte nella stessa azione da Dybala, cioè... Quindi non riesco neanche a dargli l'uomo partita. A chi lo do l'uomo partita? A chi lo do? Cioè, non so neanche a chi darlo, cioè, perché tutti quanti hanno macchiato la loro prestazione con qualcosa di brutto. A chi lo do? Lo do moralmente a 2 persone. Due. Numero 1, Eriksen. Numero 2, Sanchez. Sanchez gioca un quarto d'ora, circa, in una partita già finita. Eriksen gioca fuori ruolo, quasi tutto il secondo tempo, fuori ruolo. E quando siamo sotto, un giocatore che deve essere titolare. L'anno scorso ha giocato la finale di Champions. È stato uno dei trascinatori del Tottenham dell'anno scorso. E tu non lo fai giocare. Quindi a loro due io do un 6,5 morale. Non per prestazione, morale. Perché poi non si sono mai visti praticamente. Soprattutto Sanchez, poverino, che non gioca mai. Cioè. Ma va, dai, cioè, proprio uno schifo. Quindi questo è un voto morale che do a questi due. E non, io mi rifiuto di dargli un voto, non glielo do. Perché sono vittime. Questi non rientrano proprio nei voti seri. Questi sono persone a parte. Gli ho messo il voto così. Moralmente hanno preso 6,5. E guarda, veramente. E anche mio, secondo me. Io ho questa sensazione che tra poco lo spogliatoio si sballa. Per colpa del signore che abbiamo in panchina. No, non vede niente. Secondo me è il parrucchino che gli offusca la vista. Questo qua. Hai i capelli così? Tutti a parrucchino? 3-5-2, oh, Gagliardini, oh, ma ci sei Gagliardini, oh, adesso ti metto, ma va, che cambio è Gagliardini, cioè, anche questo, era sparito, l'ha tirato fuori dalla tomba Gagliardini, non si vedeva più, è entrato, niente non ha fatto Gagliardini, infatti gli do un bel 5, perché è stato inutile, nullità Gagliardini, anzi 4,5, vaffanculo, non gli voglio neanche dare 5. Vabbè, va, insomma, è inutile cosa sto qua a parlare tanto, cioè, passiamo un po' alle valutazioni. Handanovic 6, incolpevole nei gol, non gli si può dire niente, sono contento che sia tornato, ma purtroppo in una brutta serata. Difensori, arriviamo anche qua ad altre persone a cui allungherò un po' di voto, perché
Allora, io dico subito che Skriniar e Bastoni sono insufficienti per me. Però sono vittime del sistema di Conte. Però a uno dei due voglio dare la sufficienza. Ed è Skriniar questo. Skriniar gli do 6 perché comunque in primo tempo ha tenuto bene Ronaldo, gli ha fatto sentire la presenza fisica, è stato forse anche meglio di De Vrij in certi frangenti, però... E invece ad Aston do 5,5 perché, insomma, primo tempo benino, secondo tempo molto male. E vedi, a caro Conte, io cosa ti avevo detto? Io mi ricordo quello che ho detto nell'ultimo video, ho detto voglio vedere una formazione vincente. Dov'è Godin, che ha giocato 2 finali di Champions? Dov'è? Dov'è? Non sei mai visto? Sembro Francesco Sarcina delle vibrazioni. Dov'è? 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 Godin? Dov'è? Dov'è? Eriksen? Dov'è? Sanchez? Dov'è? Dov'è? Cioè, ma dai, cioè, ma no. Vabbè, comunque detto questo, a Bastoni gli do l'insufficienza perché è stato peggio, a Skriniar gli allungo qualcosina e gli do la sufficienza perché sono vittime. Sempre che il secondo tempo io avevo iniziato benino, però l'ho visto, questi due difensori vanno troppo avanti, come succede spesso, con le piccole squadre te lo puoi permettere, con Ludogorets te lo puoi permettere. Con la Juve non puoi permettertelo, ma non puoi. Ma veramente. Vabbè, comunque, ecco, sti due che vanno qua, poi dopo Skriniar a fare il terzino, ma non si può. Butta D'Ambrosio, no Gagliardini, dai. Mi fai imbelenare lo spirito, guarda, veramente. Cioè, comunque, invece a De Vrij do un 6 più, migliore della difesa, anche se comunque... Dopo si spegne anche lui, sbaglia anche dei palloni quando deve giocare. Ripeto, non sono i difensori che devono impostare, sono i centrocampisti. Brozovic oggi è anche stato bravino fino a un certo punto, poi dopo è sparito. Un 6 però glielo do. Candreva 5,5, un sacco di errori. Ordinato tatticamente, sì, però dopo anche lui sparisce. Niente sufficienza, 5,5. Barella gli do 6, poteva anche prendere di più, però è stato ammonito, quindi niente. Niente voto in più. Vessino 5 più, disastroso coi piedi, gli inserimenti anche li faceva, non veniva servito, pessimo anche Vessino, quindi c'è poco da dire, niente. Ashley Young gli do 6 più invece, nonostante i due dribbling ubriacanti di Dybala, prende questo 6 più, però anche lui purtroppo è calato nel secondo tempo, anche una certa età, magari sai, lo puoi anche un po' giustificare. E gli attaccanti, ragazzi, uno schifo totale. Allora, Lautaro Martinez 5 più, Lukaku 5 meno, così facciamo la media del 5. Lautaro Martinez un po' più propositivo di Lukaku, anche se poi anche lui sparisce nel secondo tempo. Lukaku completamente nullo. Anzi, sapete che vi dico, Lukaku do 5, non 5 meno, perché aggiungo anche lui qualcosino per togliere qualcun altro. E adesso arriviamo proprio a lui. Conte, il tuo voto è... E non ho i capelli qua davanti come te, quindi ci vedo bene il tuo voto. Sarebbe 4. Ma secondo i voti che ho dato a Skriniar in più e quello che ho dato a Lukaku, il tuo voto è 3,5! 3,5 hai preso! Hai fatto schifo! Vergogna! 3-5-2, sempre quelle! Siamo alle solite, cambio modulo alla fine. Eriksen non gioca, Godin non gioca, Sanchez gioca... Non entrerà mai in partita giocando così. Mai. Poi dopo spiegami che cazzo serve togliere Lukaku. Ha fatto schifo? Sì. Non è più riferimento davanti. Vuol dire mi arrendo. Dinamite. Scoresa. Adesso in poi io ti chiamo Scintilla Scoresa, ti chiamo Conte. No, Scintilla Dinamite. Cioè. Vabbè. Basta così, cioè. No, non riesco neanche andare oltre, non voglio neanche andare oltre, guarda, peggiore in assoluto, peggiore, cioè, guarda, penso che più di te l'unico che mi ha fatto invelenare in questi giorni è il presidente del consiglio, fatalità si chiama Conte anche lui di cognome, cioè, guarda, Conte è qualcosa che mi perseguita, cioè, proprio, mi fa incazzare, cioè, guarda, poi adesso ce l'ho su con te, caro Antonio Conte, io faccio video sull'Inter e... Io me la prendo con te in questo momento cioè, ne ho tutto il diritto di prendermela con te. Cioè, la squadra doveva giocare dalla morte, cazzo. Non giochiamo da tanto, quindi il livello fisico c'è. Giochi contro la squadra più forte d'Italia. Dovresti mettercela tutta? Niente. Dai, prendiamo gol, basta.
bandiera bianca, poi togliamo Lukaku perché non abbiamo più riferimento davanti. Cioè... No, mi dispiace. Conte 3,5. Poi è proprio pena. Pena, mi dispiace. Sì, proprio... No, io non ti voglio più vedere, non ti voglio, cioè, sto iniziando veramente a non sopportarti più. Ormai ho capito che mi devo arrendere a questo schifo. Speriamo di arrivare in zona Champions e poi basta. Non mi dilungo, scudetto, io ti farò per la Lazio, tanto vince la Juve, ok, vabbè, sono più forti, bla bla bla, ti farò per la Lazio. Quindi, alla fine di questo video, allora... Invito come al solito a iscrivervi al mio canale, di mettermi mi piace se volete. Se volete commentate, fatemi sapere la vostra, magari, non so, qualche voto che volete contestarmi o con il quale volete darmi ragione. E detto questo dico forza Inter e faccio i miei più sinceri auguri alla Lazio. Quindi forza Inter, avanti Lazio, ci vediamo alla prossima, sperando in bene. Ciao!